If you're gonna save the day, and you hear what I say, I feel your touch, a kiss is not enough. And if you believe in me, don't think my love's for free. Grande battaglia, ottiene il risultato, intervistiamo il capitano, il capitano, il capitano, un capitano, certo, un capitano, un capitano, un capitano. Grande Roberto De Giosa, dopo una stagione incredibile, oggi che siamo arrivati a questo successo importante, cosa ne pensa? Non lo so. Vabbè, sempre però è stata un'esperienza bellissima arrivare a questa salvezza, l'abbiamo meritata tutta ed è giusto che sia andata a finire così. T'ho detto, secondo me questa è un'esperienza più bella di una vittoria di un campionato. Due anni fantastici, sofferti, però alla fine i risultati sono venuti. Sì, anche soffrendo siamo arrivati ai risultati che ci eravamo prefissati a inizio stagione, quindi siamo tutti contenti e va bene così. E un bel 10 al nostro capitano, ragazzi! Capuano, paga le puttane, paga le puttane, capuano, paga le puttane. Siamo qui con Antonio Esposito, il pendolino della fascia destra. Ragazzi, anche oggi ha imbastito chilometri. Però alla fine abbiamo raggiunto un grande risultato. Stiamo senza napoletano. C'è anche Astarita che si intromette e diremo qualche parola anche a lui. Però adesso Antonio Esposito a dirci una sua dopo questo risultato raggiunto con sofferenza, ma comunque sia tanta roba. Voglio dire solo una cosa, sono orgoglioso di far parte di questo gruppo. Allora alta barba, fatta solo. Ma intrinsecamente è stata una partita, un'annata stupenda. Sì, è stata un'annata piena di sacrifici. C'è anche qua il golador della squadra, il golador, l'arma vincente, il ragazzo prodigio, il suo lasagna, eccolo qui, cosa ci dice dopo questa grande esperienza? È stato bello condividere questi momenti con questa squadra, sono contento di far parte di questo gruppo, l'unica cosa che non va è... Vabbè, lasciamo stare, che dovremmo umilmente. E ora il muro! Buoni ragazzi, e ora parliamo con il muro difensivo. Il muro difensivo che ha... Ragazzi, con il suo italiano intrinsecamente perfetto ci spiegherà la sua stagione. Io sono contentissimo di aver fatto è la mia forza, è la sua forza, è la sua forza, ragazzi. Però è un ragazzo che va sul pallone deciso. Infatti a fanatica, no? mi dispiace per lo scontro che c'è stato venerdì. Filippo Raiola! Siamo venuti fin qui per vedere segnare chi. Chi non c'è da, penso c'è il tuo.
col pulma Trapano. Allora, fascia destra. Tutti i pendolini. Eccoci qui con Imparato, dopo il grande traguardo raggiunto oggi. Tutti i cori. Cori in continuazione nel pulma paganese. Grande risultato. Ce lo meritavamo per tutto i sacrifici che abbiamo fatto quest'anno. Ce le meritavamo noi come squadra, la società, i tifosi e tutta Pagani, e finalmente ci siamo riusciti. Ebbene, ora festeggeremo con i nostri tifosi allo stadio Marcello Torre. Ecco qui l'Arone, lo stacco, il birillone, il salsiccione, il braciolone. Eccolo qui, che è un braciolone, c'è solo un braciolone. Zarizu! Cosa ne pensa del risultato raggiunto oggi? Un bel culo oggi. Vabbè, il culo fa parte del gioco. Sì, grandi. Vabbè, sono contento. Abbiamo faticato, però abbiamo ottenuto quello che ci meritavamo. Prezioso per il reparto offensivo della Paganese. È stato determinante per i suoi 4 punti portati nella cascina. Pochi gol, ma tanto cuore. Da sempre. Bravo, bravo, bravo. E adesso... Adesso siamo qui con il gladiatore Massimo. Massimo. Leonica. Siamo qui con Mirko Taccola, che ha disputato una grande stagione. E niente, diciamo qualcosa. Sì. Grande stagione, grande pareggio oggi, salvezza conquistata. Niente Mirko, dici qualcosa? Al di là del fattore personale, è veramente una grande gioia sportiva, perché raggiungere un obiettivo come questo non era facile. Abbiamo sofferto tanto. Basta le pulma della Nocerina. Vabbè, loro ancora devono fare. Noi grazie al cielo ce ne andiamo al mare domani. Grande Mirko Taccola, e ora tutti al torre a festeggiare. Via!